Questo studio si è occupato di due ghiacciai, uno in Italia, in Alta Valtellina, che è il ghiacciaio dei Forni, che è uno dei ghiacciai più celebri del nostro paese, e invece l'altro è il ghiacciaio del Morterash, che è nel gruppo del Bernina, quindi vicino al confine con l'Italia, ma in Svizzera, subito oltre il confine. Il disastro di Chernobyl, per quanto riguarda le Alpi, ma in realtà anche il nord Italia, insomma le nostre regioni, è sicuramente l'evento nucleare più importante che sia mai successo. Quando successe l'incidente, le correnti d'aria purtroppo si muovevano dall'Ucraina verso l'Europa meridionale, e inoltre quando passò questa nube radioattiva piove, e quindi parte di quella radioattività fu deposta al suolo e nel caso dei ghiacciai fu intrappolata all'interno dei ghiacciai insieme alla neve che cadde in quei giorni. È normale che i ghiacciai lentamente rilascino ciò che trattengono al loro interno. Il cambiamento climatico accelererà questi processi, quindi il rilascio di queste sostanze che sono rimaste, diciamo, immobilizzate nei ghiacciai per decenni avverrà sempre più velocemente, proprio perché la fusione diventa sempre più intensa di anno in anno. Questo è il magazzino freddo, la temperatura qui è a meno 30 gradi, dove sono conservati i campioni di ghiaccio provenienti da ghiacciai di tutto il mondo, ce n'è dall'Antartide, dalla Groenlandia, dalle Alpi. E come vediamo, ogni campagna di prelievo sui ghiacciai è una busta diversa, quindi sono campioni, ciascuna busta viene da un ghiacciaio diverso. Questo invece è il laboratorio di radioattività dell'Università Milano Bicocca, dove abbiamo misurato la radioattività della creoconite. Questo è il campione di creoconite che stiamo misurando adesso, quindi semplicemente vediamo un sedimento nel suo contenitore sigillato per non contaminare le zone circostanti, e per misurarlo non basta fare altro che inserirlo dentro la schermatura e metterlo in contatto con quello che è il cristallo di germanio che permette poi di fare la misura di radioattività.